Ti salve di Stefano, ben ritrovato, piacere di vederla. Sono veramente discordanti le informazioni che mi arrivano, perché invece dal governo, ti leggo, Razzolina domenica sera qui da me ha dato rassicurazione su tutto, tutto arrivato, tutto consegnato, mascherine a go-go. Guardi Mirta, abbiamo due ordini di divisione delle cose. Una sono le bolle di accompagnamento. Che la struttura sottoposta appunto all'opera dell'Azzolina, quindi sia il Ministero che poi il Commissario Arcuri, hanno ricevuto. Cioè noi abbiamo consegnato in buona parte quello che serviva, ma lo stesso Arcuri ha detto chiaramente che alcune cose arriveranno fino a ottobre. D'altronde pensare di rifare sostanzialmente le scuole italiane da zero dopo 30 anni di abbandono in 2 giorni è impossibile. Poi no, io ho l'esperienza diretta, mia mamma è un'insegnante di scuola elementare. Un attimo, Mirta. Minica... 6 mesi, sì, perché però... abbiamo chiuso le scuole a marzo, abbia pazienza. No, 6 mesi, però i protocolli per capire come far funzionare meglio le scuole erano in mano a comitati, perché non è semplice, chiaramente, non è semplice capire come far vivere i nostri figli ogni giorno nelle scuole, quindi abbiamo dovuto mettere a punto tutto. Poi le dico l'altro punto, l'altra analisi è mia madre, insegnante di scuola elementare, mi racconta il lavoro che si sta facendo e me lo racconta in modo ottimo, parliamo. Ora ci sono poi chiaramente differenze tra presidi e presidi, chi si è messo subito anche a coadiuvare i lavori nella scuola e hanno fatto anche la richiesta, perché vi ricordo che la richiesta di ottenimento del materiale partiva dalle scuole in base alle esigenze della singola scuola, quindi come sempre c'è un ottimo dialogo con gli istituti, i tempi possono essere leggermente dilatati rispetto alla prima consegna, ma comunque è tutto già o consegnato o in consegna a breve. Oggi, domani, dopodomani, ogni giorno qualche scuola sarà sistemata. Di Stefano, però insomma diciamo che dentro la maggioranza mal di pancia ci sono. Cioè l'altro giorno il mite Zingaretti ha detto molto chiaramente che insomma si è anche un po' rotto le scatole di fare tutte le aperture ai 5 Stelle e di avere molto poco in cambio da voi, no? A partire dal MES. Basta ipocrisia, ha detto Zingaretti. Ma non so a chi si rivolgesse, io so soltanto che questo è un governo solido nei fatti, perché è chiaro che a livello di dibattito politico, anche la guerra per tanto tempo. Infatti, sto dicendo infatti, e la stessa storia la sentivo dire quando eravamo al governo con la Lega, è chiaro che un governo di coalizione avrà sempre degli alti e dei bassi e un dibattito molto acceso, però nei fatti siamo riusciti a ottenere delle grandi manovre come il recovery fund, dove nessuno scommetteva sul governo, anzi le opposizioni tifavano contro, e invece abbiamo addirittura ottenuto il più grande risultato in assoluto tra i paesi europei, e ora stiamo mettendo a terra quei progetti per usare quei 209. L'unica cosa che interessa agli italiani, a me, di rimpasto, di regionali, certo è un argomento politicamente rilevante per i partiti, sicuramente sì, però quello che noi oggi siamo votati a fare è risolvere i problemi degli italiani e far ripartire il paese al meglio. Devo dire che i numeri ci danno anche ragione, perché anche se guardiamo alla situazione Covid, in Europa siamo il paese con tutti gli scongiuri del mondo che sta tra meglio in assoluto probabilmente, se non tra i migliori, quindi guardi, devo dire... Dico soltanto cose. Che è tempo di lavorare e basta. Ecco, mi ha detto 209 miliardi sono il punto. Io però le dico una cosa, che spendere 209 miliardi è un gran bene, ma anche una grande responsabilità. Bisogna andare d'accordo, essere coesi, certo. Avere in testa gli stessi obiettivi. Posso fare una domanda? Certo. Sì, vuol farla a chi? Vuol fare Rixi? Al governo, come mai è sparito il ponte sullo stretto dal recovery fund? Il Presidente del Consiglio Conte per un mese è andato in mezzo Italia a dire che sarebbe stata una delle opere finanziate. Abbiamo visto le opere del governo, manca completamente il ponte sullo stretto e il corridoio europeo che arriva fino in Sicilia. Che pare quindi diventato un tunnel. Non mi ponte, spiego a un certo questa punto. Scelta. Non c'è più, non viene finanziata quella parte lì del paese col recovery fund. Questo è il documento che a parte che il recovery fund fondo non trovato di Stefano. Sì, a parte che il recovery fund, cioè fondo, non found, che è trovato. Detto ciò, che è soltanto una sottigliezza. Va bene, problemi di pronuncia. Il ponte sullo stretto non è un progetto. Non è un'altra parola proprio, non è un progetto del governo il ponte sullo stretto. Il presidente Conte ha detto che avrebbe avviato un'istruttoria per trovare un'alternativa e si è parlato anche del tunnel, ma è chiaro che nel recovery fund
progetti che devono essere subito approvati dalla Commissione Europea, quindi certamente non puoi partire da un'istruttoria. Detto ciò, vuol dire che stiamo facendo le cose non veramente per bene se l'opposizione trova soltanto ministero. Una mancanza in tutta la progettazione. No, sono molto contento di questo. Dico che noi con Recovery Fund, ripartiamo. Non vi capisco se con parlate insieme. Sì, infatti, grazie Mirta. Con Recovery Fund... Fate delle altre con cose. Con Recovery Fund noi... ripartiamo dal lavoro, ripartiamo dai grandi cantieri, quelli che creano occupazione, cioè il restauro dei palazzi, cioè efficientamente energetico, tutta quella green economy che oggi è il cavallo di battaglia di tutto il mondo e ora anche dell'Italia grazie a noi. Bene. E ripartiamo dal lavoro, che è ciò che serve agli italiani. Poi le chiacchiere sul ponte sullo stretto le sento fare da Berlusconi dal 90 e rotti e evidentemente non ne eravate convinti neanche voi, visto che siete stati al governo, non l'avete fatto. Conte. Le ha fatte Conte, dice Rixi. Effettivamente era tornato lasciato sto ponte, non facciamo finta di niente. Comunque, torniamo un attimo. Ma no, il ponte, Mirta, Conte non ha mai parlato di ponte. Di tunnel? Parlato ma di alternative. Dici? Di alternative che abbiamo studiato. Va bene, fermatevi. Quindi è come comunica il governo, come comunicano le istituzioni, che a volte è un problema. Manlio Di Stefano, replica doverosa. Ma io, partendo dalla Sardegna, potrei fare come farebbe un Salvini qualunque, cioè dire che il leghista Solinas è un incapace. Invece dico che siamo in ritardo e che si è sempre con questa sensazione di ritardo, perché è tutto nuovo, perché abbiamo affrontato la più grande crisi sanitaria della storia e l'abbiamo affrontata dovendo creare protocolli, strutture, capacità industriale addirittura. Quindi è normale che ci sia sempre questa sensazione di ritardo. Sta di fatto che io guardo i dati, sarà perché sono un ingegnere, e abbiamo in Italia la situazione migliore che nel resto del mondo. Quindi quello che dico è, anche sul vaccino di cui tanto vi state giustamente appassionando, è ovvio che, come diceva Bassetti, l'ideale sarebbe averlo avuto a disposizione per l'inizio della campagna vaccinatoria, ma se non è stato ancora testato, è ovvio che non può essere così. Di conseguenza ci vorranno i tempi che ci vorranno. Parliamo di una cosa che comunque viene iniettata nel proprio corpo e quindi dobbiamo essere certi, ma è ovvio che Bassetti lo intendesse altrettanto perché è un medico e quindi siamo sicuramente d'accordo. Sul messaggio di Conte e l'obbligatorietà o meno, è chiaro che questo è un dibattito che è un dibattito prima di tutto sociale e la nostra Costituzione chiaramente parla chiaro, allora, in termini di libertà è rimasto, e di scelta. Però io non lo di conseguenza sento. Noi possiamo indirizzare con dei protocolli, però bisogna fare attenzione. Noi possiamo indirizzare chiaramente con un messaggio comunicativo spiegando l'importanza, ma la Costituzione parla chiaro sulla libertà anche di scelta dei cittadini. Però devo andare in pubblicità, sono...